ginnastica. Peppa e i suoi amici oggi vanno in palestra. Controlliamo se avete indossato tutti la tuta da ginnastica. Pedro indossa un costume da supereroe. Pedro, dov'è finita la tua tuta? Nel mio armadio. Ero convinto che oggi fosse la giornata in maschera. Venite con me, piccoli. Questa è la palestra dove anche le mamme e i papà vengono ad allenarsi e divertirsi. Vi state divertendo tutti? Sì, molto! Il vostro allenatore quest'oggi sarà Nonno Coniglio. Ma dove è finito? Buongiorno, piccini! Siete pronti per fare ginnastica? Sì, siamo pronti! Dobbiamo farlo anche noi, quel salto? No, quello è riservato ai grandi atleti come me, non ai piccoli esploratori come voi. Ma noi non siamo esploratori. Dopo la mia lezione lo sarete. Ma tu... tu sembri un supereroe, piccolo! È soltanto per finta! Niente è meglio della finzione! Bene, ora riscaldamento! Coraggio, piccoli, corsa sul posto! Muovete le braccia! Ora allungatevi! Allungatevi! Ora traballate come una gelatina! Ora che siamo tutti riscaldati, possiamo incominciare. Incominciare cosa? La vostra grande avventura. Dovrete far finta che la palestra in cui ci troviamo sia una giungla. Ma non sembra per niente una giungla. Dove sono gli alberi? Li dovete immaginare, gli alberi, la pioggia, il fiume che scorre veloce ai vostri piedi. La vostra prima avventura sarà camminare su questa trave per guadare il fiume. Ma è facilissimo! Ah, ma è notte fonda! E tira un gran vento! Che cos'è? È quello che mi è successo una volta. Era una notte buia e tempestosa. Ero nel pieno di un'avventura. Siete pronti? Ma qui non c'è il vento e non è notte! Dovete far finta! Tutti guadano il fiume immaginario senza incidenti. Evviva! Complimenti, miei piccoli esploratori! Ora che cosa facciamo, Nonno Coniglio? La vostra prossima avventura è una sfida, perché attraverserete una palude piena di coccodrilli. No! Io non vedo nessun coccodrillo qui. Devi far finta! Fate vedere a quelle bestiacce chi è che comanda! Andate via, coccodrilli brutti e cattivi! Questo è lo spirito giusto! Hai mai attraversato una palude dove c'erano i coccodrilli, Nonno Coniglio? Ma certamente, piccolo! E hai avuto paura? Avevano molta più paura loro di me! Pronti? E non dimenticatevi il richiamo! Tutti hanno attraversato la palude dei coccodrilli senza incidenti. Ottimo lavoro! Qual è la prossima avventura che ci aspetta? Questo è un ostacolo. I grandi atleti ci saltano sopra, in questo modo. Ma voi potete fare finta che sia un dinosauro e passare gattoni attraverso le zampe. Tu sei mai passato gattoni fra le zampe di un dinosauro, Nonno Coniglio? Ma certo! Una volta stavo camminando nella giungla quando sono finito nel mondo perduto dei dinosauri. Ecco fatto! Siete riusciti ad uscire dalla giungla! Evviva! Ehi là! Allora, vi siete divertiti oggi in palestra? Tantissimo, Madame Gazzella! Sono dei veri piccoli esploratori adesso! Abbiamo attraversato un fiume! E siamo passati in mezzo ai coccodrilli! E abbiamo camminato sotto un dinosauro! Mi diverto moltissimo quando faccio ginnastica con Nonno Coniglio! Peppa e i suoi amici sono a scuola. Allora, oggi vi farò vedere come funzionano gli strumenti musicali che si suonano a percussione. Contenti? Evviva! Per prima cosa sceglietevi uno strumento a testa dalla stanza della musica. Io voglio i tamburi! Io ho preso i tamburi. Quei tamburi si chiamano bonghi, Danny. Per suonarli ci devi battere sopra così. Io invece voglio imparare a suonare il bongo.
Quello è un boran, uno strumento irlandese. Lo devi battere con una bacchettina, così. Io ho preso un tamburello. Un'ottima scelta, Pedro. Se preferisci puoi anche scuoterlo così. Io ho preso un grosso tamburo. Ah, quella sarebbe la gran cassa. Non so come si chiama questo strumento, ma per suonarlo si sfrega. Quello, Candy, si chiama guiro ed è arrivato fino a qui direttamente dal lontano Sud America. E come sei arrivato fin qua? L'ho portato io al ritorno dalle vacanze. E queste cosa sono? Quelle sono delle maracas. Le ho comprate in un negozietto di strumenti quando ero in Spagna. Questo qui è un triangolo, senta. Mio padre vende questi strumenti in confezioni da 10, signora maestra. Ti ringrazio, Freddy, lo terrò ben presente. Non c'è bisogno di andare tanto lontano per acquistarli. Grazie! Come si chiamano? Queste sono delle nacchere. Il mio papà vende anche quelle, però in confezioni da 5. Grazie, Freddy. Olè! Visto? È in questo modo che si suonano le nacchere. Ecco a te, Emily. Devo proprio farla anch'io, la danza? Oh, no, basta che tu faccia il suono click-clack, tesoro. Ah, vedo che tu invece hai preso i piatti. Sì! Ora sai che suono fa il tuo strumento. Possiamo provare a suonarli tutti insieme, pronti? Ai posti, via! Che è solo un fastidioso rumore. Chiunque può fare bang, bang, bang. Ma per fare musica ci si deve ascoltare a vicenda e seguire bene il tempo. Senta, Madame Gazzella, io non riesco ad ascoltare e suonare insieme, è difficile. Sai battere le mani? Sì. Se riesci a farlo, allora puoi suonare la musica. Coraggio, femminucce, per favore, fate come me. Ora i maschietti! Madame Gazzella ha composto una musica battendo le mani al ritmo. E... stop! Ora impariamo a suonare gli strumenti a percussione tutti insieme. Miau! I genitori sono venuti a prendere i figli. Ah, siete arrivati in tempo! Voglio presentarvi la nostra orchestra di percussioni. Eccoli qua! Evviva! Allora, pronti? Ai posti e via! Molto bravi! Forse qualcuno dei vecchi alunni vorrebbe unirsi all'orchestra della scuola? Andate a prendere il vostro strumento, piccolini! Oh, sì, Madame Gazzella! Madame Gazzella insegnava a tutte le mamme e i papà quando erano piccoli. Suonare la gran cassa è un po' difficile, ma ti faccio vedere come si fa. Provo io, se ho capito bene la tecnica. Papà, ma tu sai suonare la batteria? Sì, me la cavo piuttosto bene, lo devo ammettere, Peppa. Loro sì che suonano le percussioni ad arte. E ora musica! Percussioni benissimo. Fischiettando. È una radiosa mattinata di sole e Papa Pig legge il giornale. Papino, che cosa stai facendo? Sto leggendo il giornale, Peppa. Però stai facendo un suono buffo, come mai? Sto fischiettando. Oh! Fischiettare è divertente, dovresti provare. Ma non so come si fa. È facile, devi soltanto unire le labbra e poi soffiare. Metti le labbra a forma di O, provaci. In questo modo. E poi puoi fischiare una melodia. Oh, la mia bocca ha una forma che non funziona. La tua bocca è perfetta. Devi soltanto esercitarti. Hai visto?
visto, è impossibile! Ci vuole del tempo per imparare a fare le cose importanti, come andare in bicicletta oppure suonare il pianoforte. Io ho impiegato anni per imparare a scuotere le orecchie. Per dindirindina! Mamma Pig è in cucina a preparare i biscotti. Cosa stai facendo, Peppa? Sto esercitandomi a fischiare. Oh, ho capito. Mamma, tu sei capace di fischiare? Non lo so, non ho mai provato. Ci vuole tantissimo esercizio. Ce l'ho fatta! Mamma Pig sa fischiare. Facile per te, riesci a fischiare perché sei vecchia. Grazie, Peppa. George gioca con il suo razzo in camera da letto. George, ascolta, ora ti insegno a fischiare. Prima devi mettere la bocca a forma di O e poi devi soffiare. Oh. Non ti dispiacere, George. Tanto è una cosa quasi impossibile da fare, come scuotere le orecchie. George sa scuotere le orecchie. Fischiare è più difficile. George sa fischiare. Oh no. Che c'è che non va, Peppa? Mamma, non riesco a fischiare, al contrario di tutti gli altri. Non te la prendere, sto facendo i biscotti. Ti andrebbe di leccare il cucchiaio? No, grazie, mammina. Posso invece telefonare a Susie Pecora, per favore? D'accordo, Peppa. Salve, signora Pig. Salve, signora Pecora. Peppa potrebbe parlare con Susie? Ciao, come stai, Susie? Ciao, Peppa. Che cosa stai facendo? Sto imparando a fischiare, ma purtroppo ancora non ci riesco. Deve essere molto difficile. E come? È quasi impossibile. Tu sai fischiare, Susie? No. Oh, bene. Voglio dire, mi dispiace che tu non sappia fischiare, ma sono contenta perché neanch'io ci riesco. Scusa, Peppa, ma come si fa a fischiare? Devi unire le labbra e poi soffiare. In questo modo? Pronto, ci sei, Peppa? Ho sfornato i biscotti! Oh, evviva! I biscotti! Sono caldi, bisogna soffiarci sopra. Tu non lo vuoi un biscotto, Peppa? No, ti ringrazio, mammina. Preferisco andare fuori in giardino e rimanere da sola a pensare per un po'. Adesso riesci a fischiare? Non c'è niente da fare, papino. Io non riuscirò mai a fischiare. È inutile. Ma ti sei esercitata? Sì, tanto. Però non ha funzionato, purtroppo. Hai bisogno di un po' di riposo, Peppa. Tieni, prendi un biscotto. Sono caldi, devi soffiare. Oh, e questo che cos'è? A me è sembrato il suono di un fischio, Peppa. Che bella melodia. Peppa ha imparato a fischiare. Io so fischiare. Aeroplanini di carta. Papà Pig si prepara per andare al lavoro. Bene, ho preso tutti i documenti che mi servivano. Ciao! Ciao, ciao, papino! Mammina, possiamo fare un gioco insieme? Certo! Cosa vi piacerebbe fare? Dinosauro! Oh, George! Tu rispondi sempre così, dinosauro per qualsiasi cosa! Facciamo un aeroplanino! A George piacciono gli aerei. Possiamo fare un aeroplanino che può volare davvero? Sì, e per farlo non ci serve che un po' di carta. Sappiamo noi dove trovarla. Andiamo, George! Nello studio di papà la carta non manca. Ecco la carta, mammina! Perfetto, piccolino! Mamma Pig fa un aeroplanino di carta. Si piega il foglio a metà. Ora si piegano gli angoli ad un'estremità e si piegano di nuovo gli angoli per fare una punta. Poi si piegano i due lati in questa maniera. Un bellissimo aeroplanino! E ora vediamo se volano. Pronti? Ai posti, via! L'aereo di Mamma Pig è volato su un albero. E ora tocca a me! Whee!
L'aereo di Peppa è atterrato in un vaso da fiori. Tocca a te, George, dai! Whee! L'aereo di George fa le capriole e finisce nel laghetto delle papere. Proviamo a fare un aereo super enorme. Abbiamo bisogno di un pezzo di carta molto grande. Possiamo prendere questo grande foglio di carta blu. Peppa e George hanno fatto un grosso aereo blu. Papa Pig! Buongiorno a tutti! Non dovresti essere al lavoro? Sì, solo che ho dimenticato a casa dei documenti molto importanti. Papino, stiamo facendo degli aeroplanini di carta. Ne abbiamo fatto uno super enorme, guarda! Però, ma è fantastico! Vi serve qualcuno grande e forte per lanciarlo. Pronti? Ai posti? Via! Il grande aereo blu vola molto in alto e molto lontano. Non smette più di volare! Ciao, ciao, aeroplanino blu! Oh, 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 ciao, ciao! Ma ora devo ritrovare i miei importanti documenti di lavoro. Qualcuno di voi ha visto dei fogli su nel mio studio? È meglio che tu venga con me, Papa Pig. Per caso questo è uno dei tuoi documenti? Sì, lo stavo cercando. Anche questo è uno dei documenti di lavoro che ti servivano, Papino? Sì! Grazie, Peppa. Perché mi hai portato al laghetto delle anatre? Oh, ora capisco. Grazie mille, Paperella. L'unico documento che mi manca a questo punto è un enorme foglio di carta blu. È molto grande ed è blu? Proprio uguale all'aeroplano che hai tirato lontano lontano, Papino. Oh, quello che tutti abbiamo salutato con un ciao? Sì, forse dovrei fare una telefonata in ufficio. Questo è l'ufficio di Papa Pig. Buongiorno, Papa Pig. Li hai trovati, quei documenti? Ne ho trovati solo alcuni. L'unico che ci serve davvero è quel grande foglio blu. Quello può essere un problema. Il mio papino l'ha buttato via. Ha buttato quel foglio? Sì, è volato lontano, lontano. Ah, eccolo qua. È appena atterrato sulla mia scrivania. Eh? È stata un'idea davvero geniale farne un aereo di carta e tirarlo in direzione del nostro ufficio. Oh, sì! Beh, in effetti sono un grande esperto di lancio di aeroplanini. Molte grazie, Papa Pig! Ora che il foglio blu è consegnato, Papa Pig si gode il meritato riposo. Ah, che relax! Papino, ci serve il tuo giornale, ce lo dai per favore? Per farne cosa? Per fare tanti nuovi meravigliosi aeroplanini! Babbo segreto! Peppa va a giocare a casa di Susy Pecora. Ciao, Susy! Ciao, Peppa! Come mai ti sei messa sugli occhi quella buffa mascherina? Perché voglio che nessuno mi riconosca. Faccio parte di un club segreto. Posso far parte anch'io del club? Non è facile entrare nel mio club, perché devi dire la parola d'ordine. Prova! Quale parola? Floppa dobba. Floppa dobba. Esatto, puoi entrare. Danny Cane è venuto a giocare. Ciao, Peppa. Ciao, Susy. Che c'è? Faccio parte di un club segreto. Anch'io sono socia. Pedro Pony, Candy Gatto e Rebecca Coniglio sono venuti a giocare. Ciao! Susy e Peppa fanno parte di un club segreto. Possiamo entrare anche noi nel vostro club? È molto difficile diventare soci. Sì, perché per entrare ci dovete dire la parola d'ordine. Shalama cookie! Shalama cookie! Non è la parola che ho detto io. Perché cambia continuamente, deve rimanere segreta, no? Ah! Anche noi siamo soci del club segreto ora. Siete ammessi. Ma che cosa facciamo? Facciamo tante cose segrete, segretamente. E partecipiamo in segreto a delle missioni segretissime. Uff, non ho ancora capito di cosa state parlando. Fateci vedere come si fa una missione segreta. Sì, fateci vedere. A questo pensa Peppa. No, vai tu, Susy, che hai la mascherina sugli occhi. Ok, la mia missione segreta è rubare i biscotti. State a vedere. Susy Pecora cerca di non farsi vedere. Mamma, potrei avere un po' di biscotti?
per i miei amici, per favore? Ma certo, prendili pure. Grazie, mamma. Susie è tornata con i biscotti. Evviva! Evviva! Non ti ha visto proprio nessuno? No, beh, è soltanto un adulto. Guarda là! Volete un po' di spremuta insieme a quei biscottini? Quali biscottini? I biscottini che ti ho appena dato per i tuoi amici. Oh, Susie! Che problema c'è? Siamo in un club segreto dove si fanno cose segrete e invece Susie l'ha spifferato tutto il mondo! Oh, posso entrare nel vostro club segreto? Vi prego, ho sempre desiderato far parte di un club segreto. È molto difficile entrare nel nostro club. Perché per entrare ci devi dire prima la parola d'ordine. Qual è? Picca, nidde, nodde. Picca, nidde, nodde? Ecco fatto, ora sei ammessa. E che cosa succede adesso? Guardate chi arriva. È Papà Pig. Vado a parlare col mio papà. Però non dirgli niente del nostro club segreto, va bene? Ciao! Ah, sei qui, mamma pecora. Ci sono novità? Club segreto. Oh, no! Oh, ho sempre voluto far parte di un club segreto. Posso entrarci anch'io? Non ci puoi entrare, papino caro, perché tu fai parte dei grandi. Anche la mia mamma fa parte dei grandi. Beh, però se proprio ci tieni, devi dire la parola d'ordine. Qual è? Papa dide dude dam. Papa dide dude dam. Sei ammesso! E ora cosa facciamo? Guardate! E mamma Pig? Segui la mamma, in gran segreto però! Papa Pig! Ah, ciao mamma Pig! Come mai sei in questo cespuglio? Club segreto. Avrei sempre desiderato entrare in un club segreto. Ma non possiamo far entrare tutti quanti nel nostro club segreto? Perché così non sarebbe più segreto. Oh. Ma forse il nostro non è proprio un club segreto segreto, non ti pare, Peppa? Hai ragione, il nostro sarà il club segreto di tutti quanti. Sì, e ci possono entrare tutti quelli che vogliono. Oh, che bellezza. Occhi da grandi. Peppa e la sua famiglia vanno in visita dalla cugina Chloe. Mi piace tanto giocare con mia cugina Chloe, è uno spasso. Chloe! Chloe! Oh, Chloe! Ciao, ciao! Questi sono i miei amici, Simon Scoiattolo e Belinda Orso. Potete chiamarmi Sai, è l'abbreviazione di Simon. E io sono Be, che è l'abbreviazione del nome Belinda. Io sono Peppa. Ti chiameremo Pe. Oh, e lui è il mio fratellino George. Ti chiameremo Gio. Oh, non ci avevi detto che i tuoi cuginetti sono dei bebè, Chloe? Non è vero, io non sono una bebè. Ma siete tutti e due piccolini. Io sono grande, il mio fratellino George è piccolo. Perché non facciamo tutti un gioco? Sì, io direi di giocare a nascondino, Chloe. Noi non giochiamo a sacchi giochi per piccolini ormai. Noi siamo quasi adulti, carina. Idea, facciamo il gioco del no e del sì. Cos'è? Non l'ho mai sentito nominare. Io vi faccio delle domande e voi mi date delle risposte. E il gioco in cosa consisterebbe? Non dovete dire mai né sì né no. È troppo facile. Vogliamo cominciare a giocare, sai? Sì. Ah, hai detto sì, hai detto sì. Così non vale, non ero ancora pronto. Beh, almeno tu sei pronta. Sì. Ah, ho vinto ancora. Peppa è molto brava a giocare al gioco del sì e del no. Bene, adesso posso fare io le domande? Ma certamente! Non ti dispiace se ora sono io a farti le domande? Non mi dispiace! Riuscirò mai a farti dire un sì oppure un no? Non penso proprio! Basta, mi arrendo! Ma com'è possibile che tu vinca sempre? È facilissimo! Io non dico mai né sì né no! Ah, ho vinto! Hai detto sì e no! È stato divertente! Adesso giochiamo a un altro gioco! Avete mai giocato a sardine? No, come si gioca? Uno si nasconde e tutti gli altri devono trovarlo. A me sembra uguale a nascondino, che cosa cambia? Cambia che quando lo trovi rimani in silenzio e ti nascondi nello stesso posto finché non si nascondono tutti là. Come fossimo delle sardine in scatola. Va bene, cominciamo a giocare. George, nasconditi per primo.
Vai! 1, 2, 3. Giorgio cerca un posto dove nascondersi. 9, 10. 1, 2, 3. Se ti trovo fai posto a me. George, vedo la tua coda scodinzolante. Peppa si nasconde con George. Spostati, George. Li ho trovati. Ora Peppa e George devono fare spazio a Chloe. Spostati. Vi ho trovati, eccomi qua. Anche Belinda si unisce a loro. Spostatevi. Siamo stretti come sardine in scatola. Ma dove sono finiti tutti? Sorpresa! Oh, eccomi. Possiamo smettere di giocare a sardine? Sì, ora ci vuole un time out. Un time out? E che cosa sarebbe? Facciamo una pausa e ci mettiamo a chiacchierare. Mi piace chiacchierare, bla bla bla. Parliamo un po' di musica adesso. Per me il blues è musica forte. Per me il reggae è musica forte. Per me il greens è musica forte. E non ci piacciono le musiche che ascoltano i piccoli? No, 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 no. E a te che genere di musica piace, Peppa? A me piace questa. È una musica che sentono i grandi. Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Occhio, orecchie, bocche di nasino. Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Testa, spalle, gambe, pie, gambe, pie. Peppa, George, è ora di andare a casa, forza! Vi prometto che vi rivedrete presto. Vengo a casa vostra la prossima settimana, Peppa. Possiamo venire anche noi, Chloe? Potete venire, però andiamo là solo per giocare. Certo, noi ci divertiamo tanto a giocare con Peppa e Giorgio. Evviva! Ci si può sempre divertire a giocare, anche quando si diventa grandi. La tartaruga temeraria. Peppa e i suoi amici sono a scuola. Attenzione! Oggi è venuta qui a parlare con noi la dottoressa Criceto. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottoressa Criceto. La dottoressa Criceto è una veterinaria. Chi sa dirmi cosa fa una veterinaria? I veterinari aiutano gli animaletti malati a guarire. Ma brava! E io vi ho portato alcuni dei miei animaletti da farvi vedere. Questo qui è Binky, il parrocchetto. Ciao, Binky, parrocchetto! Potrei accarezzare Binky? Sì, ma con molta delicatezza. Che carino, è morbido. Quelle che senti sono le piume, che a lui servono per volare. Volare è il modo di Binky per mantenersi in forma. Sapete dirmi di che cos'altro ha bisogno il nostro Binky per stare bene e in salute? Ha bisogno di mangiare. Esatto. Ha bisogno di bere. Proprio così. Ha bisogno di respirare un pochino. Molto bene, brava. E anche di dormire. Risposta esatta. Scusi, Madame Gazzella, non mi sono svegliato in tempo. Oh, Pedro Pony, a te piace dormire, non è vero? Sì, Madame Gazzella. Qui dentro ho un animaletto a cui piace tanto dormire. Quella è una tartaruga. Sì, è Tiddles, la tartaruga. Ciao, Tiddles! La nostra Tiddles ha dormito durante tutto l'inverno. Come mai ha quel guscio dietro la schiena, dottoressa? Quel guscio è la sua casetta. È lì che si nasconde quando ha paura. Chi di voi vorrebbe accarezzarla? Io, per favore! Non avere paura, piccola Tiddles. Quanti anni ha, dottoressa? Beh, ha 33 anni. Ha gli stessi anni della mia mamma. Ma dovete sapere che le tartarughe possono vivere anche 100 anni. Ma quella è l'età che ha il mio bisnonno. Perché cammina così lenta? Perché deve trasportare la casa sulla schiena. Scusi, dottoressa Criceto. Guardi, credo che Tiddles stia cercando di scappare. Non può andare lontano. Perché cammina tanto lenta. Qui dentro ho qualcos'altro da farvi vedere. Dinosauro! Oh, George! Non è possibile! Tu sai dire solo dinosauro! Oh, ma quello è proprio un dinosauro! No, questo non è un dinosauro. Quella che vedete è Lulu, la lucertola. Ciao, ciao, Lulu! È tutta piena di scaglie, come un drago! Lei sa sputare fuoco! No, però... In compenso ha una lingua molto lunga. E anche lei dorme durante l'inverno, come fa Tiddles? No. Oh,
Dov'è finita Tiddles? Tiddles? Oh no! Tiddles la tartaruga è scappata! Non si preoccupi, dottoressa Criceto, ritroveremo Tiddles. Sarà andata nell'aula di musica. Tiddles non è nell'aula di musica. Sarà entrata nella casetta. Tiddles non è dentro la casetta. Forse si sarà nascosta fra i cappotti. Tiddles non si è nascosta tra i cappotti. Io sento l'odore di Tiddles da questa parte. Freddy Volpe ha un ottimo senso dell'olfatto. Tiddles è sopra un albero. È meglio chiamare i soccorsi. Questa è la caserma dei pompieri della signora Coniglio. Ah! Al fuoco! Al fuoco! Qui, caserma dei pompieri, dov'è l'incendio? La mia Tiddles è salita su un albero. Cosa? Di nuovo? Emergenza! Emergenza! C'è una tartaruga su un albero! Non capisco perché ti piaccia tanto arrampicarti sugli alberi. Sei una tartaruga! State indietro, Tiddles! Vieni qui, Tiddles! Evviva! Grazie infinite, signora Coniglio. Ho solamente fatto il mio lavoro. E il mio lavoro è quello di badare agli animaletti. Dove saranno Binky e Lulu? Oh, non ne ho idea. Eccoli qui nelle loro gabbie, al sicuro, sani e salvi. Il compleanno. Il signor Zebra, il postino, consegna una lettera a casa di Peppa. Oh, guarda! Qualcuno ha ricevuto l'invito ad una festa. Sarà sicuramente per me. C'è scritto a George Pig da Edmond Elefante. Per favore, vieni alla mia festa. Non c'è scritto per George e Peppa. No, solo George. Tanto non sarei mai andata ad una stupida festicciola per i piccolini come George. Pronto? Oh, è per te, Peppa. È Emily Elefante. Pronto? Pronto, Peppa. Che ne dici? Ti andrebbe di venire alla festa di Edmond come mia amica? Oh, sì, grazie tante. Mia mamma vuole che le diamo una mano con i piccolini. Davvero? Sì, possiamo aiutarla. Lo sai che anche Danny e Susie ci daranno una mano? Oh, bene, ciao. Gli invitati arrivano alla festa di Edmond Elefante. Oh, ecco i miei assistenti. Buongiorno, signor Elefante. Direi che la festa può cominciare. Alzi la mano chi vuole giocare alle belle statuine. Io! Adesso vi dico le regole del gioco. Quando la musica parte, ballate. E quando la musica si ferma, vi immobilizzate come delle statuine. Pronti? Ai posti, via! Stai ancora battendo le palpebre, sei fuori! Yeah! Occhi, orecchie, boh! Ti sei mosso, George! Sei fuori dal gioco! Anche Edmond e Richard sono fuori! Quindi Zaza ha vinto questo gioco! Evviva! Hai vinto una medaglia! È una medaglia fatta di plastica dorata! Mamma! Abbiamo finito di giocare alle belle statuine. Molto bene. Adesso giochiamo a passa il pacco. Sì! Quando la musica suona, passate il pacco al vostro vicino. Quando la musica si ferma, strappate il foglio più esterno del pacco. Pronti? Ai posti, via! George, passa il pacco al vicino, su! Edmond ha vinto una medaglia! Non perdere tempo, Richard! Anche tu devi togliere uno strato di carta! Richard ha vinto una medaglia! George ha vinto una medaglia! Ai ai, Giorgio non vuole passare il pacco al vicino. Buono, George! Questa volta ha vinto il piccolo Zaza! È un peluche gigante! Edmond ha vinto!
tanto. Magnifico! È ora di fare merenda adesso. I più grandi hanno occupato tutti i posti. Questa è la festa di Edmond, ricordate? I più grandi mangeranno dopo i piccolini. Ah, è vero! Siamo noi i più grandi! Succo di frutta! Succo di frutta! Gelato! Ancora gocce! Tanti auguri a te, piccolo Edmond! Tanti auguri a te, Edmond! La festa è finita. Complimenti agli assistenti! Avete lavorato davvero sodo! Sì, non è per niente facile occuparsi dei più piccolini. Ho bisogno di riposarmi un po'. E io ho bisogno di una vacanza. Il piccolo Alex. Oggi i cugini di Peppa e George vengono a trovarli. Mammina, quanto tempo ci vuole prima che arrivi la cugina Chloe? Non molto, Peppa. Viene anche il piccolo Alex, ricordatelo. I neonati piangono e urlano sempre. Sono tanto rumorosi. Sono sicuro che il piccolo Alex non sarà poi tanto rumoroso. Cosa sarà questo suono? Sarà l'allarme di una macchina. Forse è la sirena dei pompieri. No, è solo il piccolo Alex. Ciao, Peppa! Ciao, George! Ciao, cugina Chloe! Ehi, salve a tutti! Ben arrivato, zio Pig! Buongiorno! Buongiorno, zia Pig! Ti ricordi ancora del piccolo Alex, non è vero, Peppa? Certo! Pensate di fermarvi qualche giorno? No, queste sono le cose che servono al piccolo per un giorno solo. Non si può andare da nessuna parte senza portare tutta questa roba. Ciao, come stai, piccolo Alex? Ma lui non sa parlare, Peppa. Ma se non sa parlare, come fate a capire che cosa vuole? Semplice, indoviniamo. Adesso ho l'impressione che abbia fame. Peppa, ti va di aiutarmi a dare da mangiare ad Alex? Sì, magari. Per il piccolo Alex è l'ora della pappa. Alex, è un giorno speciale, sarà la cuginetta Peppa a darti da mangiare. Ecco la tua pappa, piccolino. Oh, dai, mangia. Continua a voltarsi dall'altra parte. Dare da mangiare al piccolo Alex è molto difficile. Guarda qui, ecco che arriva l'aeroplano. Ad Alex piace tanto quando si fa finta che il cucchiaino sia un aeroplano. Adesso prova tu, Peppa. Ecco che arriva l'aeroplano. Apri la bocca, così lui ci vola dentro. Evviva! Questo era un aeroplano. Sai dire aeroplano? Te l'ho già detto. Alex non sa parlare. Alex non ha ancora detto la sua prima parola. Peppa, ti ricordi qual è stata la tua prima parola? No. È stata mamma. Mi sembrava che la sua prima parola fosse stata papà. No, mamma. E qual è stata la prima parola che ha detto George? Dinosauro! La prima parola di George è stata dinosauro. Mi sembra che qualcuno abbia aggredito il pranzo. Già, ora deve fare il bagnetto. Il piccolo Alex fa il bagnetto. Questo è il signor dinosauro. Sai dire dinosauro? Oh, no. Lui non sa ancora parlare, Peppa. Ma prima o poi imparerà a parlare. Così voi saprete che cosa vuole, no? E adesso che cosa ti andrebbe di fare, piccolo Alex? Credo che gli piacerebbe andare a fare una passeggiata. Beh, Peppa, lui non sa ancora camminare. Però può uscire con il passeggino. Che bel passeggino, molto pratico. Già, 5 marce, telaio in lega e ABS, tutto di serie. Bla, bla, bla. I papà parlano sempre in modo incomprensibile. Ad Alex piace quando parli tu, Peppa. È perché quello che dico io è molto interessante. Quello lassù è il cielo. Tu sai dire cielo? Wow! E da lassù, dal cielo, viene giù la pioggia. Tu sai dire pioggia? La pioggia piace alle anatre e fa bene alle piante. E crea le pozzanghere di fango! Peppa ha trovato una grossa pozzanghera di fango. Guardami, Alex! Sto
fango! Alex ha detto la prima parola della sua vita! Fango! Evviva! Fango! E sono stata proprio io a insegnarglielo! Fango! Da te! Peppa e George giocano a casa di Zoe Zebra. I piccoli Zuzu e Zaza stanno creando una giungla con la plastilina. George ha modellato un dinosauro con la plastilina. Peppa e Zoe stanno facendo un picnic con i pupazzi. Buongiorno, signor Scimmia. Le posso offrire una tazza di tè? Il signor Scimmia dice sì. Qual è la parola magica, signor Scimmia? La parola è per favore. Ma noi non abbiamo un servizio da tè. Potremmo fare un servizio da tè di plastilina. Sì. George, possiamo usare un po' della tua plastilina, per favore? No! Zuzu, Zaza, dobbiamo fare un servizio da te per il nostro ricevimento di pupazzi! No! Su, voi potete aiutarci a farlo! Io faccio la teiera! E noi facciamo le tazze da te! Ecco, ora signor Scimmia può avere il tè! Questa teiera è troppo morbida! Le vere teiere però non sono morbide! La mia mamma sa fare dei veri servizi da tè! Lei lavora con la creta, sai, Peppa? Mamma, ci aiuti a fare un servizio da tè, per favore? Con le tazze e la teiera solide, così potranno contenere dell'acqua vera! Va bene, venite con me! Qui la signora Zebra fa le sue ceramiche. Facciamo questo servizio da tè. Quella che cos'è? Creta. Le ceramiche si fanno con la creta. Ma è morbida, come la nostra plastilina. Ci serve che sia morbida così possiamo modellarla. Ma dopo non sarà più morbida. Mamma Zebra modella una tazza al tornio. Ecco, una tazza. È facilissimo, mamma Zebra! Ti piacerebbe provare? Sì, per favore! È viscida e umida! Ah no! Ho rovinato tutto! Uffa! Fare una tazza al tornio non è facile come sembra. C'è un modo più facile per fare una tazza. Prima di tutto si modella un lungo vermicello con la creta, così. È un vermicello tutto a zigzag! È un verme tutto a zigzag! È un verme tutto a zigzag! È un baco fatto di creta che non può far la seta! È un verme tutto a zigzag! Poi lo facciamo girare in tondo, così! Mamma Zebra, ha un po' di bitorcioli! Sì, ma adesso lo rendo liscio con le mani. E poi ci aggiungo un manico! Un'altra tazza! Adesso ne abbiamo due di tazze! Sì, ma per un servizio da tè servono più di due tazze. Lavoriamo tutti insieme, dai! Sì! Dinosauro! George ha fatto il solito dinosauro! George non sa fare altro che dinosauri, che noia! Oh, che dinosauro spaventoso! Ora dobbiamo cuocere il servizio nella fornace. Per far indurire la creta, si mette in una fornace. Il servizio da tè sarà pronto. Evviva! Ora lo pitturiamo. Tutti dipingono il servizio da tè con colori brillanti. Il servizio da tè è finito. Ora possiamo fare il ricevimento dei pupazzi. Ognuno avrà la sua tazza da tè personale. Oh! Ci siamo dimenticati la teiera, però! Idea! Come teiera possiamo usare il dinosauro di George, che ne dite? Sì! Riempiamolo di acqua del rubinetto. Evviva! Questo è il miglior servizio da tè del mondo intero! Lo sanno tutti che i servizi da tè più eleganti hanno sempre un dinosauro come teiera. Teiera! Di soccorso. Peppa e la sua famiglia sono alla festa dell'estate. Guardate, un'esposizione di mezzi di soccorso. Nonno Cane mostra il suo carro attrezzi.
Ma sentite, questo è il suono della sirena del mio carro attrezzi. Mamma Pecora mostra il camion dei pompieri. Questo è il suono della sirena dei pompieri. E la signora Coniglio mostra il suo elicottero di soccorso. Questo è il suono della sirena del mio elicottero. Elicottero in funzione, elicottero in funzione. Vi piacerebbe fare un giro? Sì, moltissimo. D'accordo, saltate su. Che peccato, non è rimasto più spazio per me. Non importa, vi guarderò da terra. A Papà Pig non piacciono le grandi altezze. Evviva, stiamo salendo in cielo. Certo, e può salire su in verticale. Scendere giù in verticale. Evviva! Evviva! E anche fare una bella giravolta. Povero papino, si è perso il divertimento. Già, povero papà. Un gelato, per favore. È davvero buono. Non è meglio atterrare adesso? Emergenza, emergenza, chiamata per l'elicottero di soccorso. Sto arrivando. Siete fortunati, c'è un lavoro da fare. Sulla strada ci sono dei lavori in corso. Buongiorno, cara signora Coniglio. Come vede, c'è qui un grosso tubo di metallo che deve essere sollevato. Ricevuto, signor Toro. Come lo solleva quel grosso tubo? Con la mia potente calamita. Evviva! E adesso cosa ne farà di quel tubo? Non lo so ancora. Ci sono! Lo calerò qui, dove in seguito potrà essere facilmente trovato. Adesso vi do un passaggio a casa. Ma papà è rimasto solo. Pronto? Papà Pig? Potresti tornare a casa da solo. La signora Coniglio ci sta dando un passaggio. Sì, va bene. Papà, papà! Siamo andati su e giù e poi abbiamo anche fatto il giro della morte. Oh, quanto mi dispiace di essermelo perso. Ci vediamo a casa. Ma chi ha messo qui quel grosso tubo? Ah, ho trovato. Farò una scorciatoia. Che guaio. C'è un po' di fango. Avanti, macchina. Papà Pig ha bisogno di andare a casa. Papà Pig è bloccato. Chiederò a Nonno Cane di venire col carro attrezzi. Pronto? Qui il soccorso stradale! Sono bloccato nel fango, può venire in soccorso, per favore? Mi scusi, Papà Pig, ma sto spostando un grosso tubo di metallo che qualche incosciente ha lasciato in mezzo alla strada. La metto in contatto con un altro servizio di soccorso. Pronto? Qui i pompieri! Sono bloccato nel fango, può venire in mio soccorso, per favore? Mi scusi, Papà Pig, ma sto salvando una tartaruga che è bloccata su un albero. Vieni giù, Tiddles. Non capisco perché ti piaccia tanto arrampicarti sugli alberi. Sei una tartaruga. Non si preoccupi, la metto in contatto con il servizio di soccorso più elevato del paese. Cos'è questo rumore? Ma io sto volando! L'elicottero della signora Coniglio ha salvato Papà Pig. Evviva! Che fortunato, papà! Così ha fatto anche lui un giro in elicottero. Gli facciamo vedere di cosa è capace il mio elicottero? Sì! Può salire su in verticale. Wow! E poi scendere giù in verticale. Wow! E anche fare una bella giravolta! A tutti piace andare su e giù e girare, girare sull'elicottero della signora Coniglio. È primavera e Nonno Pig organizza una caccia alle uova di cioccolato. Siete pronti per la caccia alle uova? No, Nonno Pig! Freddy Volpe non è ancora arrivato! Ciao a tutti! Ciao, Freddy! Ah, buongiorno, signor Volpe! Resta anche lei con noi? Magari potessi! Quanto adoravo la caccia all'uovo quando ero piccolo! A più tardi, Freddy! Allora, siamo tutti pronti per iniziare la caccia all'uovo? Sì, pronti, Nonno Pig! Ci sono un mucchio di uova di cioccolato nascoste nel mio giardino. E voi le dovete trovare. Facilissimo!
Ma mi raccomando, fate attenzione a non schiacciare le mie piantine. Sapete, è così elettrizzante vedere queste piccoline che cominciano a crescere, perché siamo in primavera. Ti promettiamo di fare attenzione, nonno Pig. Bravissimi, molto bene. E ora datevi da fare. Inizia la caccia alle uova di cioccolato di nonno Pig. Hai tempo per bere una tazza di tè, nonno Pig? Oh, certo! Lì ci vorrà chissà quanto tempo per trovare le mie uova di cioccolato. Le ho nascoste talmente bene. Ecco qui un uovo! Peppa ha trovato un uovo di cioccolato in un vaso da fiori. Eccone qui un altro! Rebecca Coniglio ha trovato un uovo di cioccolato nascosto dietro a un cespuglio. Emily Elefante ha trovato un uovo di cioccolato sul ramo di un albero. Credo di sentire il profumo dell'uovo di cioccolato. Freddy Volpe ha un ottimo senso dell'olfatto. Eccolo! Anche Freddy Volpe ha trovato un uovo di cioccolato. Nonno Pig, abbiamo trovato le uova, guarda! È stato molto divertente! Ma a dire il vero, un po' troppo facile. Non è stato poi così facile per i più piccoli. George, Edmond e Richard non hanno trovato nessun uovo. Chissà mai dove saranno le altre uova. Uovo cioccolato! Oh, Edmond, credo proprio che tu abbia qualcosa dietro questo orecchio. Ora tutti hanno trovato l'uovo di cioccolato. Che cosa ci facciamo, nonno Pig? Le potete mangiare, naturalmente. Buongiorno a tutti. Nonna, nonna, abbiamo trovato tutte le uova di cioccolato. Ma dove sono finite? Io non vedo nessun uovo. Sono tutte nelle nostre pance. E intorno alla vostra bocca. Nonno Pig le aveva nascoste bene? No, noi grandi le abbiamo trovate quasi subito. Ma i più piccoli hanno avuto bisogno di aiuto. Oh. A George, Edmund e Richard non piace essere più piccoli. Ecco perché sono tristi. Non vi preoccupate, ci sarà qualcuno di ancora più piccolo nel giardino. Certo, la nonna si riferisce ai nostri piccoli. È talmente elettrizzante. Veramente, prima nonno Pig ci ha raccontato delle vostre piantine, nonnina. Però non è poi così elettrizzante. Noi non stiamo affatto parlando delle piantine, Peppa. Oh, di che cosa state parlando allora? Forza, venite con me. Andiamo a vedere Gianina, Vanessa, Sara e Neville. Ah, sono le galline. Esatto, e anche loro hanno delle uova. Le possiamo mangiare? No, Freddy, queste uova stanno per schiudersi. Oh, siamo giusto in tempo. I pulcini stanno nascendo. Oh, che teneri pulcini! Adesso che i pulcini sono nati, è davvero arrivata la primavera. Facciamo finta anche noi di essere dei pulcini. Pio, 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 pio. Sono un pulcino, pio, 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 e mangio con il becco, io, io, io. Ho un capino giallo e paglia per dormire, e salto su e giù con un pio, pio, pio. Sono la pozzanghera più grande del mondo. Peppa e George vanno a dormire. C'è un vero e proprio diluvio stasera. Ci saranno tante pozzanghere in cui saltare domani. Che bello! La pioggia non è mai abbastanza, piccola mia. È mattino. Evviva! Pozzanghere di fango! Oh, ciao ciao, Paperetta. Come mai sei venuta a trovarci? Oh! La pioggia ha provocato un'inondazione. La nostra casa è diventata un'isola sperduta. Pozzanghere di fango, sto arrivando! Wow! Oh! Chi ha messo qua tutta quest'acqua? Come facciamo a fare la spesa? Papà dovrà raggiungere i negozi a nuoto, poverino. Arriva nonno Pig in barca. Buongiorno a tutti! Gran giornata per un giro in barca!
Sì. Noi stiamo andando a fare la spesa. Avete bisogno di qualcosa? Sì, grazie. Ci potete prendere qualche pomodoro e un pacco di spaghetti? Pomodoro e un pacco di spaghetti. Polly Pappagallo ripete tutto quello che sente. Polly ci fa da lista della spesa. È un pappagallo sveglio, vero? È un pappagallo sveglio, vero? Possiamo venire in barca con voi? Saltate a bordo! Guarda! Quella è la casa di Susie Pecora! Noi andiamo a fare la spesa! Avete bisogno che vi porti qualcosa? Mamma! Abbiamo bisogno di comprare qualcosa! Sì, ci serve il cioccolato! Cioccolato, per favore! Cioccolato! Ciao, ciao, Danny! Ciao, Peppa! Sto dando una mano al nonno cane! Salviamo la gente in difficoltà! Bravissimi, siete dei generosi! Voi avete bisogno di comprare qualcosa? Oh, forse mi servirebbe il giornale! E a me un fumetto! Giornale, fumetto! Nonnino, che cos'è quella specie di tubo che esce dall'acqua? Ah, un sottomarino! Ai posti di combattimento! Oh, buongiorno, signore e signori! È nonno Coniglio sul suo sottomarino! Grande giornata per navigare, in compagnia del mare e del cielo! Quante storie vi potrei raccontare! Hai bisogno di comprare qualcosa? Ah, sì! Del formaggio, per favore! Formaggio! La barca di nonno Pig arriva al supermercato. Buongiorno! È una giornata tranquilla oggi. Siete i miei primi clienti. Forse sarà per l'inondazione. Che sciocchezza, vi pare? Tutti chiusi in casa per due ridicole goccette di pioggia. Di cosa avete bisogno? Polly ha la lista della spesa. È un pappagallo sveglio, vero? È un pappagallo sveglio, vero? Ai ai, Polly ha dimenticato le cose da comprare. Per fortuna io mi ricordo a memoria le cose che ci hanno ordinato. Formaggio! Ti ringrazio, Peppa! Missione compiuta! Un giornale e un fumetto! Ti ringrazio, Peppa! Fortuna che Peppa è andata a fare la spesa, altrimenti saremmo rimasti senza cena! Ecco il cioccolato! Ora sì che possiamo cenare, mamma! Peppa e George arrivano a casa. È ora di andare a dormire. È mattino. L'acqua non c'è più e al suo posto c'è un'enorme pozzanghera di fango. Pozzanghera di fango! Questa è la più grande pozzanghera di fango di tutto il mondo! Evviva! Il faro! Peppa, George e Danny trascorrono una giornata sulla barca di nonno cane. Nonno, oggi possiamo andare sull'isola dei pirati? Sì, Danny, ma prima dobbiamo andare a consegnare le provviste al mio amico nonno Coniglio. Bene, dove abita nonno Coniglio? Su uno scoglio. Su uno scoglio? Già, in quel faro laggiù. Oh, ben arrivati, amici! Vi abbiamo portato le provviste! Oh, grazie mille, nonno cane! Guarda, oggi ho con me l'equipaggio! Danny, Peppa e George! Bene, degli ospiti! Io non avevo degli ospiti da molti mesi! Io vivo in completa solitudine, con la sola compagnia del cielo e del mare! Da quanto tempo abita qui? Dallo scorso martedì! Ho delle splendide storie da raccontare, vi piacerebbe ascoltarle? No, grazie! Ci piacerebbe come? Bene, c'era una volta il mare, il cielo e... Oh, sto imparando a suonare il banjo, vi andrebbe di ascoltare una canzone? No, grazie! Ci piacerebbe come? Mi sono svegliato, il mare era là, così anche il cielo... Cielo e mare. Ecco il tuo formaggio. Oh, mi mancava il formaggio. E anche un nuovo libro. Come far funzionare un faro? Questo può essere molto utile. Perché la sua casa si chiama faro? Ora ve lo spiego, Peppa. La scala a chiocciola arriva fino in cima al faro. Giriamo e giriamo e giriamo. Si chiama faro proprio perché ha un grandissimo faro qui sulla cima.
non ci picchia! Risplende nell'oscurità e aiuta i marinai a trovare la strada. E quando c'è la nebbia, uso questa tromba antinebbia. Nebbia! Quanto è forte! Ma oggi non c'è nebbia, solo mare e cielo. Potrei raccontarvi la storia di... No, grazie, dobbiamo andare. Navighiamo verso l'isola dei pirati. Arrivederci, nonno coniglio! Godetevi il blu del mare e del cielo! Certo! La barca di nonno cane arriva all'isola dei pirati. Guardate, c'è ancora il nostro castello di sabbia. Dai, mettiamoci a giocare a nascondino. Conto io. 1, 2, 3. Non ci sono molti posti dove nascondersi sull'isola dei pirati. Resta a me! Eccomi, sto arrivando! Eccovi qua! No! Ma dove sarà George? Nonno cane non riesce a trovare George da nessuna parte. Io mi arrendo, dov'è nascosto? George era proprio dietro a nonno cane. Furbo il mio George. E adesso torniamo a casa prima che faccia buio. Sta già facendo buio. Niente paura. La luce del faro di nonno coniglio ci mostrerà la strada fino a casa. Nonno coniglio va a dormire. Ah, il mio nuovo libro, come far funzionare un faro. Capitolo primo. Leggerò il resto domani sera. È meglio spegnere ora. Dov'è finita la luce? Ma lo sai che ore sono? Ho spento la luce in questo momento! Sì, lo sappiamo! Ma ora puoi riaccendere il faro, per favore? Oh, scusate! Evviva! Sta calando la nebbia! Non riesco più a vedere la luce! Siamo di nuovo noi! Puoi suonare la tromba antinebbia? Naturalmente! No! Mi sembra di sentire qualcosa! Nonno coniglio li guida verso casa. È la sua voce la tromba antinebbia. I genitori sono venuti a prendere i figli. È stata una bella giornata? Sì, abbiamo anche giocato sull'isola dei pirati. E siamo stati al faro. Il faro di nonno coniglio ci ha guidati a casa sani e salvi. Per fortuna. Nonno coniglio ci ha cantato una bella canzone. Vi piacerebbe sentirla anche voi? No, grazie. Sì, certo. Una nevosa giornata al mare. Peppa e George vanno a nanna. Domani faremo una bella gita in pullman e arriveremo fino al mare. Così potremo fare i castelli di sabbia. Ho voglia di una nuotata. Anch'io. Le previsioni meteo dicono che sarà una giornata di sole. Buonanotte, Peppa. Buonanotte, George. Oh, sta cominciando a nevicare. È mattina. Evviva! Oggi c'è il sole. La neve! È caduta molta neve durante la notte. La neve, mamma! La neve, bambino! Neve, neve, neve! Cosa? Ma noi ci andiamo lo stesso al mare, non è vero, papino? Prima vado a vedere quanta neve c'è. Dove è andato a finire, papino? Guardate, un pupazzo di neve che cammina! Che freddo! Un pupazzo di neve che cammina e parla! È soltanto papino! Povero papà, lascia che ti riscaldiamo un po'! Mamma Pig, Peppa e George riscaldano papà Pig strofinandolo con degli asciugamani. Adesso va meglio! Ora possiamo andare a giocare in spiaggia! Ma come si fa con la neve? Non credo che il pullman possa viaggiare oggi! Il pullman della signora Coniglio arriva a casa di Peppa. Cielo, signora Coniglio! Come ha fatto a muoversi con tutta questa neve? Con il mio grande spazzaneve! Lo spazzaneve serve a spostare la neve. Ciao a tutti quanti! Ciao, Peppa! Anche tutti gli amici di Peppa vanno al mare. Prossima fermata alla spiaggia! Evviva! Il signor Toro e i suoi amici cospargono di ghiaia la strada. La ghiaia fa sciogliere la neve. Buongiorno, signor Toro. Buongiorno, signora Coniglio. Abbiamo impiegato tutta la notte, ma adesso la strada è sgombra. Si può raggiungere il mare tranquillamente. Che bello! Noi stiamo andando proprio al mare. Vuole venire insieme a noi? No, grazie, signora.
Abbiamo tante altre strade da cospargere di ghiaia. Arrivederci, signor Toro! Arrivederci! Passate una splendida giornata al mare! Ce ne andiamo alla spiaggia di Purrà, castelli di sabbia e bagni a volontà. Ce ne andiamo alla spiaggia di Purrà, Marigoni, vienici anche tu! Eccoci arrivati! Siamo al mare! La spiaggia è ricoperta di neve. L'acqua però sembra fredda. E io che non vedevo l'ora di fare il bagno. Può sempre farlo, il mare non è mica una lastra di ghiaccio. Andiamo, coraggio, che cosa state aspettando? Io non posso nuotare perché mi sono slogata a una caviglia. E io purtroppo ho una brutta tosse. Si tuffi, mamma Pig, l'acqua è deliziosa. È sicura che sia deliziosa? Ma certo, il mare è calmo e meraviglioso oggi. Allora va bene. Anche mamma Pig entra in acqua. Com'è? È fredda, mammina? Direi che è un po' freddina. L'acqua sembra sempre fredda non appena si entra. Se si muove, vedrà che si riscalderà. D'accordo, allora mi muoverò. Mamma Pig corre fuori dall'acqua. Vieni qui che ti asciughiamo. Papà Pig, Peppa e George riscaldano Mamma Pig strofinandola con degli asciugamani. Adesso va meglio. E tu non fai il bagno, Papà Pig? Forse oggi non è il caso. Chi vuole un cono gelato? Io! A tutti piacciono i gelati in riva al mare. Veramente io volevo fare i castelli di sabbia, però la spiaggia è ricoperta di neve, purtroppo. Allora possiamo fare i castelli di neve. Prima riempiamo i secchielli di neve. Poi capovolgiamo i secchielli, gli diamo dei colpetti e ecco, è fatto! Un castello di neve! Evviva i castelli di neve! Io adoro venire sulla spiaggia! Io invece adoro la neve! Io adoro la spiaggia e anche la neve!